Thank you Buongiorno a tutti e grazie per essere presenti all'Open Day versione online. Per il secondo anno consecutivo stiamo adottando questa modalità che speriamo di abbandonare il prossimo anno scolastico. Durante la diretta di ieri con il dirigente scolastico abbiamo presentato l'organizzazione della nostra scuola. Oggi approfondiamo alcuni aspetti e lascerei la parola a. Alla collega Teodora Buzzella, prego. Grazie, Iole. Buongiorno a tutti e benvenuti. Ora andiamo appunto nel dettaglio parlando della nostra scuola che fa parte dell'Istituto Comprensivo Aldomoro, il quale ha la fortuna di avere le sue scuole ubicate nella stessa via e nello stesso piazzale. Infatti, i tre ordini di scuola collaborano in sinergia, hanno costruito un curricolo verticale che è uno strumento disciplinare e metodologico realizzato dai docenti dei tre ordini di scuola, per raggiungere appunto le finalità generali espresse dalle indicazioni nazionali, che pongono il bambino e lo studente al centro proprio dell'azione educativa, in tutti i suoi aspetti, quindi cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, etici. Vuol dire eh, che c'è un progetto. Che parte dalla scuola dell'infanzia, che è il primo gradino, il primo luogo di socializzazione. Le esperienze che il bambino fa dai tre ai sei anni sono esperienze che gli resteranno per sempre nella sua vita. Ecco perché è estremamente importante la scuola dell'infanzia. Quindi il lavoro che viene fatto è un lavoro che mette al centro il bambino, un bambino competente che ha eh, le possibilità di mettere a frutto tutte le sue potenzialità, la sua creatività, la sua fantasia. La nostra scuola dell'infanzia, come dicevo, eh, prima mette al centro il bambino e proprio per questo dà molta importanza al momento dell'accoglienza, dell'ambientamento. Immagino che le persone che sono qui oggi con noi e eh, che vorrei ancora una volta ringraziare sono genitori che si apprestano a iscrivere i bambini alla scuola dell'infanzia e, e vogliono proprio tramite questo open day eh, conoscere la nostra scuola, l'offerta formativa e tutto quello che riguarda l'aspetto organizzativo, ma soprattutto come verrà accolto il proprio bambino e eh, la nostra scuola, nella nostra scuola l'accoglienza è importantissima, viene pensata, viene progettata dagli insegnanti, una scuola che ha la cultura dell'accoglienza è una scuola nella quale si sta bene, in cui eh, i bambini frequentano con gioia, gli insegnanti lavorano con piacere e, e le famiglie si affidano con fiducia e eh, in cui si creano legami veri, eh, solidi e si cresce tutti insieme. La nostra scuola, eh, come penso che molti sanno, è composta da sette sezioni, sette colori. Abbiamo la rossa, la gialla, la verde, arancio, blu, viola e azzurra. Eh, L'edificio poi ha eh, due saloni nei quali, sui quali si affacciano le sezioni. Questi saloni sono suddivisi a loro volta eh, in spazio gioco e spazio laboratori. Abbiamo inoltre un'aula adibita a biblioteca, un salone per la motricità e una sala mensa che i nostri bambini chiamano il nostro ristorante. All'esterno abbiamo un ampio giardino con vari giochi. Il giardino in questi due ultimi anni per l'emergenza Covid è stato eh, suddiviso a sua volta in sette spazi gioco. Ogni giorno a turno le sezioni possono giocare ed utilizzare uno di questi spazi. Vi dicevo degli spazi laboratori. La didattica labor laboratoriale per noi docenti è fondamentale. I laboratori nella scuola dell'infanzia rappresentano uno strumento utile per garantire proprio la possibilità alle bambine e ai bambini di fare le cose e nel frattempo di riflettere sulle cose che stanno facendo. Il laboratorio è un luogo specializzato e in esso si svolgono delle attività pensate. Qui è possibile da parte del bambino curiosare, provare, riprovare, concentrarsi, esplorare cercare delle soluzioni, perché la scuola dell'infanzia è appunto la scuola del fare. Il laboratorio aiuta i bambini a sviluppare la creatività, l'autonomia, lasciando loro anche il tempo di crescere. Il ruolo dell'insegnante assume da prima delle caratteristiche di regia educativa, poi ricopre un ruolo di osservatore, infine quello di supporto e guida alle esperienze dei bambini. Viene in alcuni eh, dei nostri laboratori, abbiamo eh, due spazi laboratorio di pittura dove i bambini hanno modo di sperimentare una molteplicità di tecniche per esprimersi liberamente attraverso il linguaggio grafico pittorico. Poi abbiamo un laboratorio di manipolazione e un luogo di esperienze e di apprendimento in cui il bambino attraverso la dimensione ludica sviluppa la manualità e l'esplorazione sensoriale. Alimentando così l'immaginazione, la fantasia, la sua creatività. Poi c'è un laboratorio denominato Remida. Sapete che Remida trasformava quello che toccava in oro? Noi non abbiamo questa capacità, ma qui abbiamo questo luogo, in questo luogo il bambino trasforma e crea tante tipologie di materiale diverso e eh, che suscita nel bambino anche la curiosità di trasformarli con l'immaginazione, con la fantasia. In questo spazio è anche presente una LIM con la quale i bambini ampliano le loro conoscenze. Inoltre abbiamo un laboratorio della carta dove i bambini sperimentano con vari tipi eh, di carta e il salone dove si svolgono delle attività di psicomotricità e che è anche un luogo polifunzionale. La biblioteca inoltre... Dove i bambini trovano tanti libri e hanno la possibilità di recarsi, oltre che ascoltare delle storie, delle fiabe, di avere proprio un contatto diretto con i libri. Ora eh, proseguiamo, lascio la parola alla collega Rosa Caminiti, prego. Buongiorno a tutti, sono Rosa Maria Caminiti, una delle insegnanti di sostegno della Scuola dell'Infanzia Andersen. Vi parlerò brevemente delle figure che intervengono all'interno della scuola durante l'anno scolastico, soffermandomi poi un attimo sul ruolo degli insegnanti di sostegno. La scuola, come avete sentito, è formata da sette sezioni. In ogni sezione sono presenti due insegnanti curricolari che si alternano su due turni, il turno del mattino e quello del pomeriggio. Sono in compresenza per una parte della mattinata. Nella scuola sono presenti tre insegnanti di sostegno, di cui due di ruolo, e affiancano le insegnanti curriculari in alcune sezioni. Anche quest'anno è presente un'insegnante, denominata COVID, che lavora in tutte le sezioni della scuola svolgendo un progetto specifico e supportando la sezione. Sono presenti poi un certo numero di collaboratori scolastici e il personale mensa. Durante l'anno scolastico intervengono nel contesto diverse altre figure in base ai progetti proposti e sono figure esterne, specialistiche. Per tutte le informazioni sui progetti che si attivano potete consultare il sito della scuola o rivedere su questa pagina Facebook o sul canale YouTube la diretta di ieri pomeriggio con la presentazione dell'offerta formativa. Nell'istituto è attivo lo sportello psicologico. Al momento è presente il dottor Sironi, a disposizione di famiglie, insegnanti e alunni per colloqui e consigli. È presente la figura della videomaker, Lucrezia Spreafico, che collabora con l'istituto per alcuni eventi. Oltre ai canali social, l'istituto ha un blog, i cui riferimenti sono sul sito. Nel blog vengono pubblicate tutte le bellissime iniziative svolte per e con i bambini della nostra scuola e degli altri ordini di scuola. Per alcuni dei nostri bambini è presente un'altra figura, l'educatrice. Al momento nella nostra scuola le educatrici sono quattro e collaborano con le insegnanti di sostegno e con le insegnanti curricolari per supportare il bambino nella gestione del tempo scuola attraverso un'azione propriamente educativa. Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, il nostro lavoro è un lavoro di tipo collegiale. Le scelte sono discusse e condivise da tutte le figure che ruotano intorno al bambino. Famiglia, scuola e specialisti lavorano insieme, ognuno nel proprio contesto, per permettere al bambino di raggiungere obiettivi che si trasformano in competenze. L'azione educativa si fonda sul permettere lo sviluppo del, del potenziale personale di ogni bambino, valorizzando le caratteristiche che lo rendono unico. L'insegnante di sostegno è... Scusate il gioco di parole, è semplicemente un sostegno, un punto di riferimento al quale il bambino si appoggia. Il lavoro, lo sforzo, il coraggio, l'impegno, il bambino è al centro di tutto, è lui che fa tutto il lavoro e noi siamo lì per lui, per permettertelo. Concludo dicendo che il percorso di accompagnamento verso la crescita, anche come alunno nel suo per percorso verso la scuola primaria, è completo. L'istituto comprensivo si prende cura del bambino e si fa carico di accompagnare il bambino nel percorso verso gli altri ordini di scuola. Per questo, all'ultimo anno di scuola dell'infanzia, è presente un progetto in più per i nostri bambini: il progetto Ponte. Il bambino, insieme all'insegnante di sostegno, visita in un momento tutto suo l'ambiente che lo accoglierà dopo la scuola dell'infanzia. Ne sperimenterà gli spazi e vivrà alcuni momenti. Eh, credo di aver detto tutto, grazie per avermi ascoltato e passo nuovamente la parola alla mia collega. Grazie Rosa, eh, io invece vorrei parlare un po' dei momenti eh, ricreativi della nostra scuola. Noi siamo convinti che ogni esperienza che il bambino effettua alla scuola è un motivo di crescita. Ed è per questo che eh, teniamo tanto a organizzare, a dare molta importanza a determinate mh, festività o ricorrenze che eh, si presentano nell'arco dell'anno scolastico. Il primo è Natale e in effetti eh, realizziamo sempre, tranne in questi due anni di, di emergenza sanitaria, organizziamo appunto una festa. Nella quale sono coinvolte anche le famiglie, i genitori. E durante la festa del Natale abbiamo, diamo la possibilità a genitori e bambini di poter lavorare insieme, di mh, vivere un'esperienza laboratoriale nella quale eh, genitori e bambini collaborano tra di loro. E poi mh, il prodotto che viene realizzato solitamente viene condiviso con gli altri bambini della scuola che stanno effettuando la festa nello stesso momento. E poi vi è anche il momento del rinfresco che sembra un momento così sciocco, insignificante, invece è molto molto importante perché è un momento destrutturato in, nel quale insegnanti, bambini e genitori eh, si conoscono mh, sotto un'altra forma, meno formale, appunto, scusate anche qui il gioco di parole, eh, ma più libera, più sciolta, più fluida. Altra ricorrenza che noi amiamo festeggiare è il carnevale, alla quale dedichiamo eh, un'intera settimana. Eh, questa settimana è scandita da giochi da balli, da spettacoli teatrali e l'ultimo giorno mh, effettuiamo la sfilata dei bambini eh, vestiti eh, con i, i costumi che hanno realizzato a scuola e solitamente il, il costume è a tema in base alla programmazione che stiamo realizzando. Un'altra eh, ricorrenza, un altro evento della scuola molto importante per noi è la settimana dedicata al libro, alla settimana della mostra del libro, che ormai sta raggiungendo quasi la trentesima edizione. Anche questa settimana è caratterizzata da mh, tanti eventi, eh, vi è, viene allestita nel, nell'anfiteatro della scuola primaria. Una mostra mercato di libri che vengono proposti da tre librerie della, del comune di Seregno e i bambini con noi hanno la possibilità di visionarla, di consultare i libri, di sperimentare il piacere di eh, approcciarsi a tanti libri insieme. E piacere che poi verrà eh, risperimentato quando andremo a effettuare e la visita alla biblioteca comunale, eh, la biblioteca civica sempre qui di Serenio. Eh, Un'altra ricorrenza eh, a cui teniamo molto è la festa di fine anno, eh, durante la quale, eh, festa che viene divisa in due momenti. La prima è dedicata soltanto ai bambini che eh, andranno alla scuola primaria durante la quale ci sarà il momento che attendo non, non, non diciamo da tre anni ma da due quasi il momento della premiazione della promozione più che premiazione promozione che eh, li rende pronti per eh, per la scuola primaria e la seconda parte invece della festa è aperta a tutti non solo genitori ma anche nonni in quanto questa seconda parte di festa viene realizzata nel giardino della scuola e quindi non, non vi sono delle limitazioni dovute a questioni di sicurezza ci stiamo avvicinando alla messa in, in video di una storia che vorremmo condividere con voi. Eh, vi, vi salutiamo e eh, appunto eh, cominciamo con la lettura. Scusate la nostra emozione, ma insomma, siamo esseri umani eh, e buona visione. Arrivederci, grazie Arrivederci per averci tutto. seguito. La sedia blu, Claude Pujon. Un giorno, Bruscolo e Botolo passeggiavano nel deserto. Non c'è molta gente. È un vero deserto. Oh, guarda, laggiù c'è qualcosa di nuovo! annunciò Bruscolo, indicando una macchia blu in lontananza. Quando Bruscolo e Botolo si avvicinarono, scoprirono una sedia. È una sedia! È una sedia blu. Precisò Botolo che amava la precisione e la fece diventare un rifugio. Mi piacciono molto le sedie, ci si può nascondere sotto. È molto semplice: una sedia è qualcosa di magico. Si può trasformare in una slitta, in un camion dei pompieri, in un'ambulanza, in un'automobile da corsa. In un elicottero, in un aereo, in qualsiasi cosa che si muova o voli e anche in qualsiasi cosa che galleggia. Allora attenzione agli squali che ci circondano! Eh, eh, ma non è tutto: eh. in poche mosse diventa una, una scrivania o il banco di un negozio, ma non c'è niente di meglio che giocare al mercato! sì una sedia è proprio magica e, e anche molto pratica. Se ci sali sopra diventi alto come il più alto dei tuoi amici. E poi puoi anche usarla per difenderti dagli animali feroci. Non c'è niente di meglio per impedire a una belva che si mangi il domatore. Eh? Si vede in tutti i circhi. E nei circhi gli acrobati e i giocolieri. La usano per eseguire numeri formidabili come questo. Bruscolo non volle essere da meno. E tocca a me, e tocca a me, uai, dimentichi gli equilibristi. Non lontano da lì, un camelide, non è raro incontrarne uno nel deserto, guardava con severità gli esercizi dei due amici. Si avvicinò in silenzio e improvvisamente... Ma si può sapere che cosa state combinando? Dove vi credete di essere? Al circo? Fine del gioco. Una sedia è fatta per sedersi. E si sedette sulla sedia, deciso a non alzarsi più. Andiamocene, questo cammello che non ha... Neanche immaginazione. Oltretutto, non è neanche un cammello, è un dromedario, ha una gobba sola. Aggiunse Botolo, che amava la precisione.